Ciao a tutti, bentornati sul canale, spero voi stiate tutti bene. Oggi voglio dedicare questo video ad alcune applicazioni che possono tornarci utili o per ottenere degli sconti o per valutare e verificare degli sconti in corso oppure per quanto riguarda la spesa, avere dei vantaggi e dei cashback. Partiamo con la prima applicazione che si chiama MenoPercento. MenoPercento utilizza la geocalizzazione del vostro telefono, quindi voi date accesso alla vostra geocalizzazione. E intorno a voi, in base alle vostre carte fedeltà, alla vostra tessera di pagamento, ai buoni sconti, ai buoni pasto che utilizzate, se andate ad inserirli, vi darà una visione completa di sconti o vantaggi in tempo reale. Un'altra applicazione che mi sento di consigliare, sempre se ce l'avete, è quella di utilizzare l'applicazione della PostePay. Questo perché? Perché spesso e volentieri magari paghiamo con la PostePay oppure la PostePay la utilizziamo per pagamenti minori, eccetera, però molte volte ci sono parecchi negozi convenzionati che pagando appunto con PostePay, anche facendo la benzina stessa, otteniamo un cashback. Quindi magari se l'avete sempre sottovalutato la PostePay, controllate quali sono i negozi intorno a voi, se ci sono appunto benzinai o alimentari intorno a voi che accettano la PostePay e quindi ottenete un cashback, e magari potete organizzare la vostra spesa anche in questo modo, in modo da sapere che avete indietro qualcosa su quello che spendete. La terza applicazione che mi sento di consigliare è Too Good To Go. Too Good To Go è un'applicazione fatta abbastanza bene, nel senso che per le grandi città diciamo che c'è abbastanza scelta perché tanti negozi hanno aderito. Quindi è un'applicazione che bisogna provare a scaricare e vedere se intorno a noi effettivamente ci sono degli sconti. Too Good To Go ti permette di vedere in giornata quali sono i supermercati oppure quali sono i negozi, panettieri, alimentari che a fine giornata in non venduto lo vendono a una cifra inferiore. Non so, vi faccio un esempio: magari ci sono dei piatti pronti che andando a mangiare al ristorante vi costerebbero 15 euro. E vi fanno le vostre doggy bag. Se andate a ritirare con il vostro sacchetto, pagando in anticipo le cose, potete andare a ritirare dei pranzi già pronti e quindi o mangiare e risparmiare la sera oppure magari valutare di congelare qualcosa e comunque avrete pane, panificati, pizze o spesa con qualche euro veramente di risparmio. Quindi un'applicazione che vi consiglio di valutare se nelle vostre zone ci sono dei negozi o comunque degli alimentari che aderiscono all'iniziativa di Too Good To Go. Un'altra applicazione nella quale vi avevo fatto un piccolo reels su Instagram è Lidl Plus. Lidl Plus l'ho scoperta da poco e devo dire che è ottima. Perché? Perché attraverso appunto voi scaricate l'applicazione di Lidl Plus, vi registrate con i vostri dati, inserite il vostro Lidl di riferimento, vi darà una serie di buoni sconto su alcuni prodotti. Quindi se prima di andare a fare la spesa vi attivate i coupon che vi interessano, quando andate alla cassa, sulla cassa hanno messo un lettore che scannerizza, voi semplicemente fate leggere il QR code, il quadratino al lettore e in automatico ricevete degli sconti. Però è anche ottimo perché? Perché non solo potete attivare i vostri coupon, ma vedere quali sono i prodotti che sono in offerta in quel momento. Quindi davvero un'applicazione fatta bene e poi è molto utile perché comunque si va sempre a risparmiare quelle 2-3 euro se trovate appunto degli articoli che dovete comprare con i vostri coupon. Un'altra applicazione della quale ti voglio parlare è MyFoodie. MyFoodie è un'applicazione fatta molto bene perché ti permette di vedere quali negozi e quali sconti, quali articoli insomma sono in scadenza nelle vostre vicinanze e quindi magari sono prodotti scontati. Un'altra particolarità di MyFoodie che devo dire mi piace molto, ha sorte come una specie di blog, ha degli articoli molto molto carini per quanto riguarda appunto l'autoproduzione, ricette salva euro perché magari ci sono delle piccole ricette che si fanno con gli avanzi, con gli scarti delle cose, e anche quelli sono anche piccoli accorgimenti che possiamo implementare nella nostra alimentazione, nelle nostre insomma ricette, in modo da poter andare a risparmiare qua e là o comunque da poter darci delle idee di
di risparmio. Quindi è un'applicazione che, se anche non trovate sconti nella vostra zona, andate a darle un'occhiata, perché secondo me è un'applicazione fatta molto bene, molto carina. Io il canale Telegram, ci sono alcuni canali dove appunto esistono dei gruppi che parlano di risparmio, di sconti. Vi invito a controllare, magari ad unirvi a qualche gruppo che, insomma, controllare di che cosa parla quel gruppo, di che cosa si occupa un determinato gruppo, e vedere se trovate lì dei gruppi dove vi possono tornare utili per la vostra spesa o comunque per i vostri acquisti. Personalmente sono iscritta a un gruppo che si chiama Risparmio Casa, e non è il negozio di detersivi. Fa vedere praticamente giornalmente, ti manda delle notifiche per quanto riguarda alcuni articoli che ci sono sul web scontati. Quindi dice: oggi, se ti serve questo, hai il 20% di sconto. Fa una serie di elenco che una persona, se deve approcciarsi a qualche acquisto, magari controlla se in quel momento un articolo simile o qualcosa è scontato, e quindi va a comprarlo, va ad acquistarlo poi con lo sconto. E non lo dico perché ama sconti, mi permette di vedere in quella giornata, in quel momento, quali sconti ci sono per un determinato articolo, magari vedere quali oggetti, quale articolo è scontato in quel momento. Quindi è una sorta di verifica, invece di andare a scrollare tutte le pagine di Amazon. So già che determinati articoli così hanno in quella giornata lo sconto, e valuto appunto poi, se dovessi fare un acquisto, valuto appunto anche il fattore sconto. Quindi dateci un'occhiata, perché sinceramente, se vi dovesse capitare di fare degli acquisti su Amazon, io lo trovo abbastanza interessante. L'ultimo sito nella quale vi voglio parlare, perché devo essere sincera, io utilizzo il sito, non so se esista l'app o comunque io non ho mai provato a cercarla, ma trovo che il sito è fatto abbastanza bene, ed è Sconti Omaggio. Abbastanza bene perché all'inizio, non conoscendo dove bisogna andare a cercare, magari trovate articoli di sconti già scaduti, eccetera, però è una miniera davvero inesauribile di articoli su omaggi, su concorsi, su sconti. Vi riporta magari a dei link di sconti che potete utilizzare da presentare poi alla cassa, e devo essere sincera, lo trovo molto molto funzionale. Quindi dategli un'occhiata, perché controllando le date di scadenza, concorsi, eccetera, spesso magari trovate anche, non lo so, detersivi che c'è lo spendi e riprendi. Quindi non è da sottovalutare, bisogna magari fare una piccola ricerca, però anche quello può tornare utile per appunto andare a fare un discorso di risparmio e di sconto. E queste sono le applicazioni e siti che mi sento di consigliarvi. Allora, qua sotto in descrizione, ragazzi, vi lascio il nome di tutte le applicazioni e del sito che ho elencato, così potete andare a cercarle tranquillamente e andare a scaricarle. Io spero che appunto qualcuna di queste possa tornarvi utili. Fatemi sapere se voi utilizzate qualche altra app che vi permette di avere sconti, cashback o risparmio. Insomma, scambiamoci più, ne veniamo a conoscenza, e sicuramente abbiamo più maggiore scelta. E niente, io vi invito, se vi è piaciuto questo video, a commentare, a lasciarmi un commento qua sotto, così insomma ho un feedback da parte vostra. Vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia, vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!